sono sotto l'occhio di tutti, ma come sapete benissimo anche voi, guardati da due punti di vista molto, molto diversi. Tenterò appunto di allargare un po' lo sguardo sulla grave emarginazione in generale, sperando che l'emozione non mi giochi brutti scherzi, perché da un po' di anni, circa 15 anni, lavoro in Caritas e mi occupo di persone senza dimora, in un servizio che si chiama Porta Aperta, che appunto da circa 19 anni in città ha proprio questo compito. Il servizio della Caritas, e Caritas a suo tempo ha scelto di creare due servizi, non come in altre città divisi tra italiani e stranieri, ma a secondo del bisogno. Quindi ha creato un servizio come Porta Aperta che si occupasse di persone che vivono in strade, in dormitori, in auto, in situazioni, in case abbandonate, in situazioni quindi dal punto di vista abitativo di marginalità, e invece un centro di ascolto, Lorenzo Beretta, che si occupasse più di persone, che famiglie fondamentalmente, che hanno dal punto di vista dell'abitazione una situazione stabile, ecco, e per cui leggere, diciamo così, la persona proprio rispetto al suo bisogno di cercare di rispondere. Per cui, perché parlo di questo? Perché il fenomeno dei migranti si viene a sommare a quello delle persone appunto che storicamente anche nella nostra città vivono in strada, e questo chiaramente genera tutta una serie di complessità. Tenere conto che ormai dal 2008 come Porta Aperta ogni anno vediamo 1000 persone in strada, okay? 1000 persone che in qualche modo accedono ai servizi che sono le mense, che sono i dormitori, che è l'ambulatorio medico, proprio perché comunque sono in situazione di grave marginalità, o vivono in strada, o comunque se non vivono in strada c'è tutta quella fetta di persone che non sono regolari, stranieri non regolari, che magari vivono 10 in un appartamento, magari uno solo al permesso per cui affitta lui, e si dividono comunque un posto letto. Per cui questo fenomeno della grave emarginazione, che per motivi diciamo così proprio di risposta ai bisogni si concentra nelle città, okay? Per quello che si diceva alla fine, è Como, perché Como, a differenza di altri servizi, di altre città o comunque comuni limitrofi, offrono una serie di servizi che altri comuni non hanno, no? Per cui comunque chi è in strada, che si trova a dover rispondere al bisogno dove mangio, dove dorme, dove mi lavo, dove mi vesto, si concentra nelle città, che ovviamente risponde automaticamente, si crea questo connubio, per cui anche se uno ha vissuto per 30 anni a Cantù, si trova in strada, arriva a Como proprio per questi motivi. E la difficoltà con i migranti non è una difficoltà legata alla problematicità che porta la persona, perché vi assicuro, avere a che fare una persona italiana in strada è 10 volte più difficile rispetto a un migrante che magari ha 20 anni, che magari ha voglia di fare eccetera eccetera, e si trova in strada proprio per un motivo contingente, è arrivato, non sa dove andare e si trova a dormire in strada, no? Ma è proprio un problema numerico. Se voi pensate che 1000, a queste 1000 nel 2017 se ne sommano almeno 600 di migranti, voi capite che vanno in sofferenza un po' tutti i servizi. I servizi che sono Prince, Porta Aperta, le mense, perché se fino a ieri facevamo fatica, ma riuscivamo a dare da mangiare a 100 persone al giorno, quando diventa 150-200, voi capite che non si perde un po' anche un discorso di relazione, che per noi è importante, no? Quello che ha mosso secondo me 2 anni fa proprio la città e la vostra presenza è il fatto che nel momento in cui un fenomeno è diventato molto visibile sono attivate tutta una serie di persone che prima, 2 anni fa, le persone in strada dormivano ma non erano così numericamente visibili, per cui nessuno si poneva il problema o comunque era più difficile intercettarlo, no? Quindi da un certo punto di vista, diciamo così, il lato positivo di questa visibilità è aver promosso anche tante persone, perché se noi avessimo fatto questo incontro 3 anni fa probabilmente non l'avremmo neanche fatto, no? Perché comunque non c'era l'interesse di questo fenomeno.
Per cui ecco, in un servizio come il nostro, dove al di là di tentare di rispondere ai bisogni, ma è soprattutto un discorso di ascolto dell'altro, il discorso di farlo sentire accolto, il discorso proprio di creare una relazione, è chiaro che con i numeri, quando i numeri sono tanti, diventa difficile anche ricordarsi i nomi, no? Per cui ecco, questo è sicuramente una fatica, ed è bello che ci sia tanta gente che nel proprio piccolo, nel tempo che può, lo dedica proprio agli altri e a instaurare una relazione con queste persone, a dargli, al di là dei limiti, no? Di non poter fare più di tanto, ma riconoscere, chiamarlo per nome, secondo me questa cosa qui è fondamentale, no? Altrimenti veramente poi uno esce fuori di testa, perché è un numero, non è nessuno. E l'altra difficoltà è chiaramente tentare questa opera di mediazione tra le persone, storicamente anche italiani, che vivono in strada, che comunque rimangono come i più numerosi, e gira che ti rigira, gli italiani sono quelli numericamente più significativi, tentare di trovare questa mediazione tra loro e questi migranti, dove dico anche qua, cioè una volta riuscivo a mangiare in mezz'ora, adesso devo farmi la fila per questi qua. Quindi nella sofferenza c'è anche questa, come dire, si trova anche qui il capo espiatorio, la colpa di questi qua che ci rubano anche il discorso, a me mi ha rubato già tutto. E quindi quest'opera di mediazione, far capire comunque che la situazione che vive uno è la stessa che vivi tu, e quindi ecco il tentativo anche in questa direzione col dormitorio appunto aperto dei Comboniani di mettere insieme un attimino le varie realtà, ma proprio perché secondo noi è proprio nella conoscenza dell'altro che tu reputi comunque straniero, quindi non avere anche diritto il conoscerlo, il creare una relazione che in qualche modo aiuti entrambi a crescere, ecco, questo mi sembra. Allora, ripeto, gli italiani sono quelli comunque più numerosi. Su 1000 persone dell'anno scorso, 184 sono persone italiane, tante di Como, tante magari di passaggio, perché così come la Svizzera, la Germania sono posti per i migranti di futuro, anche per tanti italiani che si spostano, il fatto di dire sono qui perché spero di trovare un lavoro in Svizzera, perché qui in Italia non ce l'è, cioè sono comunque anche un richiamo su questo. Poi c'è il Pakistan, e abbiamo avuto una grossissima ondata nel 2015, pakistani tantissimi, perché poi è anche un passaparola, e poi sta ritornando, adesso il campo della Croce Rossa è pieno di pakistani, quindi numericamente sono tanti. Poi interessante, c'è tutta la comunità salvadoregna che è al terzo posto eppure non dorme in strada, però sono irregolari, per cui noi li incontriamo proprio perché abbiamo questo servizio di ambulatorio per le persone che non possono accedere al servizio sanitario nazionale, per cui escono, fuoriescono nella loro così irregolarità, perché magari un lavoro in nero ce l'hanno, però non avendo i documenti. E in Italia l'altro grosso problema è se un migrante riesce a essere intercettato nel Mediterraneo, quindi entrando nel discorso dei CAS, ha qualche possibilità, ma tutte le altre nazionalità non ce l'hanno, il salvadoregno non avrà nessuna possibilità di regolarizzarsi in Italia, perché chiaramente con l'arrivo dei migranti, dall'altro punto di vista, il governo non ha più fatto più sanatori, non ha fatto più decreto flussi, no? Quindi ha bloccato tutta una serie di situazioni che rimangono così, rimangono nelle irregolarità perché non hanno possibilità di si crea appunto anche qui tutta una serie di difficoltà, appunto, per cui salvadoregni da noi sono la terza nazionalità, e poi a seguire gli altri, chiaramente quelli che ultimamente stanno arrivando, appunto Nigeria, Gambia, così, sono quelli proprio che stiamo incontrando in questi anni, e vediamo un attimino che lì tanti sappiamo che è un fenomeno per cui si spostano, e tanti non solo per un discorso di risposte, ma forse per incontro con alcune persone, ma gli fa dire che come una città in qualche modo può dar loro un futuro, che no, la differenza non la fanno secondo me tanto i servizi. Noi vediamo tanti, ma tante persone vengono e vanno, ma proprio l'incontro con la persona e il dire qui in qualche modo mi sento accolto, mi sento qualcuno, e se anche dormo in strada però c'è qualcuno che
che mi è vicino, ecco, questa cosa fa la differenza piuttosto che andare un'altra parte dove non so nemmeno oltre alla finestra chi possa incontrare, per cui grazie ancora.